Soffermiamoci ora sul valore non riflessivo ed esaminiamo le due frasi. Semper amavi Marcum Brutum propter eius summum ingenium. Ho sempre amato Marco Bruto per la sua straordinaria intelligenza. Vediamo in questo caso che la forma che abbiamo tradotto con sua in latino non è espressa da sus, sua, sum, ma dal genitivo singolare del pronome determinativo is, ea, id, di lui, la straordinaria intelligenza di lui, cioè di Marco Bruto. Perché eius e non sum? Molto semplice, perché in questo caso l'aggettivo possessivo non riguarda il soggetto, ma riguarda una persona diversa dal soggetto, in questo caso Marco Bruto, e quindi per il singolare il latino utilizza il genitivo singolare del pronome determinativo is, ea, id, che abbiamo visto può essere usato anche come pronome di terza persona singolare e plurale, eius, di lui. Lo stesso fenomeno possiamo osservare nella seconda frase. Helvetii in eduorum locum pervenerunt et eorum agros vastaverunt. Gli Elvezi giunsero nel territorio locum degli Edui e vastaverunt, saccheggiarono, agros, i loro campi, i campi di loro eorum. Perché qui il latino non utilizza la forma suos, suos agros? Molto semplice, perché anche in questo caso il possessivo non è riferito al soggetto, agli Helvetii, ma a un'altra forma, a un'altra parte del discorso, in questo caso agli Edui, per cui il latino utilizza al plurale la forma plurale, del genitivo plurale di is, ea, id, appunto perché l'aggettivo possessivo, il possessivo non è riferito al soggetto ma a una realtà, a una persona, a una forma diversa dal soggetto, in questo caso agli Edui.